Francesca Martelli. Buon pomeriggio Tiziana, noi ci troviamo fuori dalla Galleria Vittorio Emanuele, alle mie spalle vedete uno degli schermi da cui i milanesi che non hanno voluto o potuto essere alla prima della Scala potranno assistere in diretta streaming all'opera. Adesso vi faccio vedere, ci spostiamo proprio in Piazza della Scala dove ci sono già le transenne, la polizia sta chiudendo proprio in questi minuti la circolazione attorno alla piazza perché ovviamente il rischio e l'attenzione alla sicurezza è molto elevato. Su tutti i palazzi che si affacciano in Piazza della Scala ci sono i cecchini sui tetti che ovviamente per ovvi motivi di sicurezza non possiamo vedere e in totale sono 750 gli agenti che saranno al lavoro oggi per proteggerci. Per capire anche come Milano si sta preparando proprio a livello di sicurezza parliamo con l'assessore alle politiche sociali del Comune di Milano Pierfrancesco Maiorino che era qui ad aspettarci pazientemente. Buon pomeriggio assessore. Buon pomeriggio a tutti. Allora, l'FBI ha posto il Duomo di Milano e anche il Teatro alla Scala come uno dei possibili obiettivi sensibili per un attentato. Milano è preparata? Cosa avete fatto per questo 7 dicembre in generale da dopo Parigi? Ma c'è un grande lavoro di tutte le istituzioni insieme, di tutti quelli che si occupano di prevenire e di sovraintendere al presidio del territorio. E io credo che alla fine poi questo coordinamento tra tutti sia l'antidoto più efficace, quindi diciamo che c'è un grande lavoro di forze dell'ordine, del comune, della prefettura, della questura ovviamente. E poi penso che ci sia un'altra cosa però che si debba fare in questi casi, che è quella di vivere la città, cioè di non darla vinta a chi vuole rinchiuderci nelle nostre case. Milano in alcun modo deve rinunciare al suo 7 dicembre, al giorno di Sant'Ambrogio, alla prima e alle diverse iniziative che accompagnano la prima della Scala. Vivere la città è un altro modo di difendersi dalla logica della paura e del terrore. Poi torneremo a parlare della Scala, però il 7 dicembre, Tiziana, è importante anche perché qui a Milano doveva partire la raccolta firme per i candidati alle primarie del centro-sinistra per scegliere il successore di Giuliano Pisapia. Al momento l'unico Pisapia. Sulla lista oggi è accanto 7... a te, diciamo. Esatto, l'unico candidato ufficiale autoproclamato potremmo dire è proprio Maiorino. Come mai questa raccolta firme non è partita e cosa state combinando? Ma tra le forze di centro-sinistra ci sono un po' di, diciamo così, di diversità di vedute, c'è un momento di stallo che io confido venga superato molto rapidamente anche perché altrimenti diventiamo una barzelletta. Poi non voglio accostare il sacco del profano, quindi il 7 dicembre per me è innanzitutto il giorno di Sant'Ambrogio evidentemente, dopodiché io sono candidato, lo ero prima, continuo a esserlo e non vedo l'ora di iniziare a raccogliere le firme ovviamente. Allora Francesca spero facciamo che così. Che determinano le regole si diano un po' una mossa in quest'ottica perché penso che dobbiamo discutere dei problemi della città e del suo futuro e non di altro. Facciamo così Francesca, siccome secondo me poi oggi è una giornata importante anche per questo perché a Milano arriva Renzi e poi c'è la questione Sala Aperta. E poi c'è la questione della Balzani, insomma ovviamente queste sono le ore nelle quali si farà chiarezza rispetto al candidato di Milano. Noi ci ricolleghiamo con Milano più avanti nel corso della trasmissione così